Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Nell'ultima seduta di maggio, l'Aula di Palazzo Cesaroni ha discusso 4 mozioni presentate da diversi gruppi consiliari. Ne riferisce Marco Paganini. L'Aula di Palazzo Cesaroni, riunitasi a Perugia il 25 maggio, si è confrontata sugli atti di indirizzo presentati dai consiglieri regionali. È risultata approvata all'unanimità la mozione presentata da Andrea Fora, Patto Civico, che chiedeva alla Giunta regionale di proseguire nelle sedi istituzionali competenti il lavoro a difesa degli interessi del territorio regionale al fine di mantenere invariati i criteri di riparto del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per gli anni 2021 e 2022, evitando una riduzione degli stanziamenti che danneggerebbe anche l'Umbria. Semaforo verde a maggioranza per l'atto di indirizzo dei consiglieri della Lega Paola Fioroni e Stefano Pastorelli, che impegna la Giunta a mettere in campo azioni per sostenere a livello comunitario il modello italiano di etichettatura degli alimenti e a contrastare il modello francese ritenuto idoneo a produrre una concorrenza sleale nei confronti dei nostri produttori. Voto favorevole infine per l'atto di indirizzo dei gruppi di opposizione, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Patto Civico e Gruppo Misto, che auspicava da parte della Giunta regionale un potenziamento dell'azione di coordinamento della Regione nei confronti dei soggetti che operano nel campo della sicurezza nei luoghi di lavoro e la previsione di una ricognizione delle risorse per assicurare tutte le condizioni di massima sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro per affrontare quella che viene considerata una vera emergenza nazionale. È stata invece respinta la mozione della consigliera Donatella Porzi, Partito Democratico, che chiedeva alla Giunta di attivare al più presto un tavolo di confronto per pianificare azioni uniformi su tutto il territorio regionale e favorire la fruizione di spazi pubblici o in convenzione per una diversificazione delle attività, così come previsto dal piano scuola per l'estate 2021. Continuano le audizioni in commissione d'inchiesta antimafia per un quadro consiliare aggiornato sul tema della sicurezza in Umbria. Dopo il procuratore di Perugia Raffaele Cantone, ascoltato a Palazzo Cesaroni, quello di Terni, Alberto Liguori. La Commissione consiliare d'inchiesta, analisi e studi su criminalità organizzata e infiltrazioni mafiose, presieduta da Eugenio Rondini, continua nel suo programma di audizioni per avere un quadro il più possibile completo sul tema della sicurezza in Umbria. Dopo il procuratore capo di Perugia Raffaele Cantone, ha fatto il suo ingresso a Palazzo Cesaroni il procuratore capo di Terni, Alberto Liguori, il quale ha tracciato in maniera estremamente dettagliata la situazione attuale della sua giurisdizione, Terni e provincia. Innanzitutto io saluto con favore questo metodo nuovo, cioè del confronto istituzionale di collaborazione tra autorità giudiziaria e il legislatore regionale. È un incontro finalizzato ad informare il legislatore perché egli possa legiferare in maniera più scienza e cosciente, quindi è uno strumento di lavoro fondamentale perché abbiamo messo a fuoco nel corso di questo incontro talune criticità avvertite nella giurisdizione a me affidata, dove alle mafie tradizionali si affiancano e si avvicinano le nuove mafie, che sono quelle, oserei dire, meno muscolari e più dotate di potenza di fuoco economico e finanziaria, dove soprattutto l'informatizzazione consente di gestire da remoto, come si suol dire, fenomeni economici, studiando mercati nuovi che si prestano ad essere aggrediti, perché su questi nostri territori, viva Dio, manca una letteratura criminale, perché è un territorio genuino e quindi gli studiosi di marketing fanno indagini di mercato e lì dove trovano terreno fertile si annidano, perché i controlli dello Stato, per ragioni storiche, sono meno stringenti e meno frequenti. E quindi si assiste ad esempio a un fenomeno di sedi aziendali importanti, costole di circuiti criminali, che hanno sede legale in città importanti e quella operativa in Terni e provincia. Questo perché la movimentazione di flusso di denaro desta meno nell'occhio in piccoli centri, dove chiaramente i controlli sono un po' più diradati anche per le zone di pianta organica. Quindi sarebbe interessante partire da questo tavolo
che si è istituito qui con la Commissione Antimafia per individuare una serie di alert, una sorta di format che ci consenta di capire l'andamento del mercato. Chi entra nei nostri mercati, perché ci entra e se entra per fare solo business criminale o per occupare dei territori. Previsto per la prossima riunione l'incontro con il procuratore capo di Spoleto, Alessandro Cannevale. A seguire, come è stato sottolineato sia dal presidente Rondini che dalla vice, Simona Meloni, verrà redatto un documento di sintesi prezioso per la definizione della proposta di legge regionale, già all'ordine del giorno della Commissione, per rendere maggiormente efficace la normativa vigente in materia di sicurezza e legalità. Oggi abbiamo affrontato dei temi importanti perché vanno un po' anche a cercare di comprendere le falde del tessuto sociale e affrontando anche il tema delle dipendenze, in particolare quella della tossicodipendenza, è ovvio che dobbiamo tutti riflettere su quelle che sono le azioni che vogliamo mettere in campo, specialmente per i ragazzi, per i giovani che purtroppo hanno vissuto anche in questo periodo un isolamento forzato e che vivranno delle difficoltà che saranno ancora maggiori quando tutto questo sarà finito. Quindi il compito delle istituzioni è e sarà quello di cercare di rendere più semplici e più facili anche la vita quindi dei cittadini attraverso sicuramente un'analisi e quindi elaborando una banca dati che ci dia la fotografia veramente dello stato di salute delle aziende, della possibilità e delle difficoltà di accesso al credito, ma anche dello stato di salute mentale delle persone di tutte le categorie, di tutte le fasce e anche dei più fragili e dei più deboli. La prossima volta incontreremo il procuratore di Spoleto. Oggi abbiamo avuto l'onore di ricevere quello di Terni, che ci ha dato uno spaccato che in parte conoscevamo, in parte invece c'è stata qualche sorpresa. Non è stata una sorpresa la situazione purtroppo del traffico di droghe e del consumo, soprattutto da parte dei più giovani. La regione Umbria ha un tasso di legalità elevato, ma bisogna assolutamente tenere alta la guardia, perché ogni volta che facciamo una lezione viene fuori magari un fenomeno differente che avevamo non sottovalutato, ma addirittura non conoscevamo prima. Questo servono le lezioni, non sono solo uno spot per i politici o per l'audito di turno, ma sono, e sempre più ci credo a questo, che sono veramente incontri proficui che vedranno la loro concretezza grazie al nostro lavoro di tutta la Commissione, e vedranno questa concretezza, la vedremo con questa proposta di legge che a breve proporremo all'Aula. Il disegno di legge della Giunta regionale che modifica le norme sul mercato del lavoro è stato nuovamente discusso in prima Commissione. La commissione presieduta da Daniele Nicchi ha definito nell'ultima seduta tutti gli emendamenti che andranno a modificare il disegno di legge della Giunta che riforma il mercato del lavoro e l'agenzia ARPAL. Tra le più rilevanti modifiche apportate ci sono l'attribuzione ad ARPAL Umbria della gestione del centro di formazione professionale di Terni e la sostituzione dell'amministratore unico con un consiglio di amministrazione e un presidente. Il riconoscimento del ruolo nell'ambito dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro e nella programmazione dei servizi per il lavoro delle associazioni per i diritti delle persone con disabilità. Accettato l'emendamento che chiede il monitoraggio dell'inclusione lavorativa delle persone disabili, sia la proposta di valutazione dell'impatto delle politiche per il lavoro da parte dell'osservatorio, approvata anche la richiesta di verificare il soddisfacimento dell'interesse generale nell'attività svolta dai privati e di stilare intese per promuovere l'occupabilità delle persone svantaggiate. Sì, infine, agli adeguamenti alla clausola valutativa della legge predisposti dal Comitato di Controllo. Gestione del ciclo dei rifiuti e revamping impiantistico sulle linee di intervento del PNRR regionale, la seconda commissione predisporrà una proposta di risoluzione da portare in aula, previste anche nuove audizioni sul piano regionale dei rifiuti.
Riunione della seconda commissione presieduta da Valerio Mancini, interamente dedicata alla linea di intervento 26 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, predisposto dalla Giunta, riguardante la gestione del ciclo dei rifiuti e il revamping impiantistico. Dopo aver ascoltato in audizione nelle scorse settimane l'assessore Roberto Morroni, il presidente di Auri Antonino Ruggiano, il direttore regionale Stefano Nodessi, i gestori degli impianti, gli amministratori locali, ha avuto luogo un'approfondita analisi del tema rispetto a quanto emerso nelle riunioni precedenti, anche rispetto a una ulteriore documentazione progettuale recapitata al presidente Mancini e a tutti i commissari da parte di alcuni gestori degli impianti, parte della quale non ricompresa nelle proposte della regione inserite nel PNRR. Su proposta del presidente Mancini, la commissione provvederà alla stesura di una proposta di risoluzione quale sintesi del lavoro svolto, documento che verrà tuttavia redatto dopo aver ascoltato nuovamente l'assessore Morroni e il comitato scientifico rispetto allo stato dell'arte del nuovo piano regionale dei rifiuti. Gli auspici condivisi e sottolineati anche dai commissari riguardano una visione, progettazione e programmazione dell'impiantistica a livello regionale e non territoriale e localistica. Come lo stesso Mancini ha tenuto a sottolineare in chiusura dei lavori, quella presentata in commissione dai gestori degli impianti e da amministrazioni locali rappresenta un'interessante documentazione che potrà risultare utile alla Giunta per valutare se le proposte in essa contenute possano risultare organiche alla gestione e alla chiusura del ciclo dei rifiuti. I progetti degli impianti già inseriti all'interno del PNRR rappresentano certamente un ottimo lavoro, ha detto il presidente Mancini, ma in considerazione che il piano possa essere comunque arricchito con nuove previsioni progettuali, come affermato dalla stessa presidente Tesei, provvederemo a trasmettere alla Giunta le proposte elaborate soprattutto dalla parte pubblica che gestisce il sistema e che potranno risultare utili all'ottimizzazione del ciclo. In terza commissione, audizione dei medici dell'emergenza urgenza per avere cognizione delle problematiche da risolvere in vista del nuovo piano sanitario regionale. Il pronto soccorso non può continuare a essere l'unico accesso alle cure dei cittadini, ma deve essere il luogo per pazienti con situazioni acute e potenzialmente gravi. Non può sostituire la medicina del territorio e continuare a essere sovraffollato. Va potenziata la territorialità e la rete degli ospedali, va organizzata in modo tale che ciascun ospedale abbia un suo ruolo a seconda di quello che può dare all'interno di un progetto preciso. Serve una sorta di piano Marshall per l'intero sistema sanitario regionale. Sono solo alcune delle richieste che i medici della Società Italiana di Medicina d'Emergenza Urgenza hanno esposto ai membri della terza commissione, presieduta da Eleonora Pace, nell'audizione svoltasi in videoconferenza da Palazzo Cesaroni. Secondo i medici intervenuti è urgente una programmazione che tenga conto di tutte le criticità riguardanti l'emergenza urgenza, che con la pandemia sono apparse a tutti ancora più evidenti. Fare rete, come siamo stati obbligati a fare a causa del Covid, per trovare i posti letto, dicono. Evitare un sovraffollamento indotto dall'assenza di altre strutture sul territorio che porta i nostri ospedali a diventare delle geriatrie, oltre che strutture di eccellenza, perché gli anziani non hanno altro luogo che il pronto soccorso. Anche il più piccolo ospedale a cui rivolgersi spesso per patologie croniche e possono avere risposte invece alternative da ospedali più grandi. Necessario l'incremento del personale sanitario, anche una riflessione sulla salute e la soddisfazione di chi opera nell'emergenza urgenza, con numeri che non consentono neanche di andare in ferie, e per evitare la fuga del personale verso settori più retribuiti e meno pesanti, dove si lavora meno e si passano il sabato e la domenica a casa. Al termine dell'audizione, la presidente della commissione, l'onora Pace, ha detto che il quadro della situazione è molto chiaro. Abbiamo l'intenzione di affrontare insieme temi su cui già stiamo lavorando. Proporrò una risoluzione unitaria della Commissione da presentare in aula e mettere a disposizione dell'esecutivo regionale in vista del nuovo piano sanitario. Un seminario del Corecom Umbria ha messo in evidenza rischi e opportunità del secondo switch off televisivo. Il servizio. Le nuove modalità di transizione al digitale, il ruolo dell'autorità per le comunicazioni, i rischi per le TV locali e le ricadute sul pluralismo informativo e sull'occupazione sono stati al centro del seminario del Comitato regionale per le comunicazioni dedicato al nuovo switch off. Durante l'incontro, coordinato dalla vicepresidente dell'Ordine regionale dei giornalisti, Maria Pia Fanciulli, aperto dal presidente dell'Assemblea legislativa, Marco Squalta, e dalla presidente del Corecom Umbria, Elena Veschi, è
È stato evidenziato che è in atto una seconda trasformazione tecnologica della TV terrestre. La nuova tecnologia permetterà di utilizzare le frequenze in modo più efficiente con una qualità molto maggiore. I relatori hanno però messo in luce che i bandi nazionali per l'assegnazione delle frequenze e delle numerazioni sono in forte ritardo e le emittenti locali stanno incontrando grandi difficoltà anche ma non solo a causa dei tagli negli investimenti pubblicitari che le aziende hanno effettuato a causa dell'emergenza sanitaria. Delle 10 televisioni locali umbre al termine della transizione dovrebbero restarne attive soltanto una, mentre altre 7 avrebbero il ruolo di fornitori di contenuti. Il ritardo nella procedura di passaggio alla nuova tecnologia rappresenterebbe anche un ostacolo all'attivazione del 5G, che dovrebbe utilizzare le frequenze liberate con il nuovo switch off. Oltre a ciò si registrerebbero criticità sulla rilevazione effettuata sulle apparecchiature televisive delle famiglie, che avrebbe fotografato una situazione non veritiera. Una delegazione del coordinamento dei comitati, delle associazioni, delle imprese e dei cittadini contraria alla realizzazione del progetto Nodino di Perugia è stata ricevuta a Palazzo Cesaroni da alcuni consiglieri regionali e dall'assessore Enrico Melasecche. Con l'occasione la delegazione di cittadini ha consegnato 5.700 firme contro il progetto. L'assessore ha detto che i tecnici ANAS stanno realizzando un'analisi dei flussi di traffico intorno a Perugia, anche in vista dell'ampliamento del centro commerciale di Collestrada, che comporterà un ulteriore aumento del traffico. Appena saranno disponibili questi dati, ha detto l'assessore, ci sarà un ulteriore confronto. Inoltre ha annunciato che ANAS sta lavorando al raddoppio delle rampe di accesso a Ponte San Giovanni. Il consigliere regionale della Lega, Francesca Peppucci, ha presentato un'interrogazione alla giunta regionale per conoscere lo stato attuale dei servizi bancari attivi nel comune di Castel Ritaldi, sapere se l'esecutivo regionale ha esaminato le problematiche della chiusura delle filiali bancarie nei piccoli comuni umbri, rendere noto quali azioni intende mettere in campo per tutelare i diritti dei cittadini di piccole realtà dell'Umbria. La consigliera regionale del Partito Democratico, Simona Meloni, ha presentato un'interrogazione alla Giunta regionale per accelerare nella pubblicazione dei bandi 2021 per i contributi all'acquisto della prima casa e stabilire i criteri che verranno adottati per ampliare la platea. Ciò per dare risposte, ha detto Meloni, certe e concrete a coloro che contano su questo importante contributo e a chi è rientrato nelle domande ammesse, ma non finanziabili. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo TeleCR1, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, va in onda sulle emittenti televisive private, è disponibile in rete sul sito istituzionale consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.